Il descrittore 4 considera lo stato dei nostri mari al massimo livello di complessità biologica, cioè quella degli ecosistemi. Per riuscirci vengono integrate valutazioni sulla diversità e sull'abbondanza di tre gruppi trofici che rappresentano la parte bassa, intermedia ed alta della rete trofica marina, il fitoplancton, alghe microscopiche, i pesci di fondo e i predatori apicali. Questo approccio permette di identificare deviazioni dallo stato di normalità degli ecosistemi marini e di approfondirne le cause e gli effetti.